nona edizione del Roots and Blues Food Festival. Siamo nel contesto della splendida corte La Bertazza di Olo di Soragna. Con noi uno dei musicisti che apre questa prima serata è Ricky Massini. Ricky, anche benvenuto innanzitutto nuovamente al Roots. Grazie. Un caro amico, questo ci tengo a ribadirlo perché è anche un nostro fan del Roots, è sempre presente, per questo lo ringraziamo. Certo. Oltre ad essere, lo dico sinceramente, un ottimo musicista e tra l'altro mi lega anche la passione per Rory Gallagher. In Irlanda, non solo per quella ma anche per altri irlandesi che qui non possiamo citare perché parliamo di blues, però ci capiamo. Certo, ci siamo capiti. Allora innanzitutto Ricky, questa tua continua esperienza con la famiglia Gallagher, che ne ha anche dell'incredibile, un'esperienza sì. Penso che ti sta anche formando probabilmente anche in questo tuo percorso musicale, o sbaglio? Senz'altro, guarda, è un'esperienza molto profonda, anche perché tieni conto che a parte il fatto che dura da ormai 10 anni, infatti ricordavo, quindi adesso ho la fortuna di avere comunque fra gli amici Donald, che è stato il fratello di Rory Gallagher, non solo fratello ma anche il suo, diciamo, tour manager, il suo manager. Certo, più che tour manager. E mi fa molto piacere perché sai, è una soddisfazione, una gratificazione anche per quello che faccio, perché tieni conto che è un po' come se io fossi andato in Irlanda, cioè diciamo così, un po' come se viene qua uno straniero e dici: io so fare bene la pizza come la sapete fare voi, no? Io sono andato lì, Pinco Pallino, in Irlanda, a casa loro. Un Ricky Massini. Un Ricky Massini qualsiasi che va lì a casa loro a dirgli: guarda, io provo a fare Rolling Gallagher, vediamo se vi piace. E quindi questa cosa, visto che dura appunto da 10 anni... Gli è piaciuta. E quindi dai vari festival sono nate poi appunto queste amicizie, questi rapporti un po' più stretti con la famiglia, soprattutto con Donald, i figli, che sono praticamente i continuatori, quelli che continuano a rendere vivo il ricordo di Rory Gallagher. Quelli che, non so, fanno tutto, certo, il lato anche burocratico. È che questo, chiamiamolo Irish Blues o British Blues, come dicono British per gli irlandesi, blues. Forse è meglio dire Irish Blues, non lo so, sì, perché sai che c'è sempre questa... Sì, questa sulla musica non si offendono, non si offendono British Blues, no. Ecco, com'è in questo momento la situazione del British Blues? C'è qualcosa che sta emergendo? Lasciamo stare come delle leggende, no? Quindi queste, certo, hanno già... Ma guarda, a livello proprio roots, visto che siamo in questo contesto qua, io posso dirvi che noto ogni anno che vado su, ogni volta che vado su, che c'è fermento, nel senso che ci sono molte band, ma anche ragazzini di 15 anni, che suonano davvero molto bene. E ci sono degli emergenti, ad esempio, non so se li hai conosciuti, The Dings, certo. Quei ragazzi lì hanno suonato anche a Montreux 2 anni fa, adesso hanno cambiato... Ci sono già delle piazze. Esatto. Poi c'è Johnny Gallagher, che mm-hmm. arriva da Bandoran, che è il paesino di fianco a Ballyshannon, dove è nato Rory. Ed è un altro, diciamo, stella nascente, emergente. Adesso ha fatto dei festival, anche ha fatto jam session con gente tipo Steve Vai, con gente molto importante. Poi diciamo che c'è sempre un po' di crisi anche lì, nel senso che... Non questa è come, purtroppo è un po' generalizzata. E quindi io ho sentito anche Gerald, che diciamo così il manager che segue me quando vado a suonare su in Irlanda, mi raccontava proprio 2 settimane fa, quando ero su a Cork, che al centro di Cork, tra blues club o pub dove si fa musica dal vivo, nel solo centro di Cork ne hanno chiusi 80 in un anno. E quindi questo sì, bisogna, insomma, è un po' un momento pericoloso. Ti fa capire com'è il momento. È un momento pericoloso. Per te invece, tra l'altro, nuovo CD, recente CD. Sì. Presentaci intanto questo CD. Allora, il CD l'ho lasciato in macchina, volevo farvi vedere la copertina comunque. Questo CD... Ci penseremo noi adesso, okay, poi, grazie. Ormai che salterà fuori così, dal nulla, certo, la copertina del CD. Grazie. Allora, il CD è in cantiere, il CD con brani originali, quindi roba mia al 100%. Solo che ho dato priorità a questo CD per un semplice motivo, perché dopo appunto 10 anni di Rory Gallagher, On The Road, eccetera, eccetera, molti mi hanno richiesto delle registrazioni dal vivo appunto
per avere anche del materiale. E quindi abbiamo pensato di fare un po' live e un po' in studio, e allora abbiamo fatto questo CD che si intitola Ricky Massini Play Rory Gallagher, Ricky Massini and Bonus Track Band Play Rory Gallagher, e abbiamo fatto la presentazione ufficiale a Oslo a febbraio, è andata molto bene, sono contento perché anche lì è venuto Donald apposta a vedere, e quindi insomma adesso l'ho rivisto su a Cork e insomma c'è soddisfazione, diciamo, certo. Così ovvio non è quella non è quel CD di esordio da Mille e Una Notte, però comunque però, insomma, è importante, è importante questo, perché racchiude i miei ultimi 10 anni di Rory Gallagher, certo. Are you here from Texas? You got so big and tall. On the round to round in a TV to hide. Get high, whip your feet so fine. Get them down so smooth. We'll reach deep the groove. Are you heard? What's the word? Tu hai anche un percorso solista, no? Sì. Ti presenti, ecco. E in questo contesto invece come ti presenti? Perché vorrei proprio che tu dicessi al pubblico, cioè, ovviamente anche col tuo dobro, insomma, con tutta, certo, questa situazione, che anche questo è emozionante anche nel, certo, nel sì, difatti mi ricordo che cos'è, nel 2006-2007 ero venuto anche qua, esatto, in acustico, da, esatto, solo. In acustico. Sì, mi sto specializzando sul finger picking e quindi adesso sto. E tra l'altro il materiale che farà poi parte dell'album, poi con i pezzi originali, esatto. Mi sta piacendo molto lo studio del finger picking, ma proprio Merle Travis, non so se è presente, certo, come no. Chet Atkins, certo. Quindi quelle cose lì. E prendo spunto da quello, inevitabilmente si va comunque anche verso Tommy Emmanuel, perché comunque, vabbè, lui è ovviamente proprio E.T., cioè non solo Emmanuel Tommy, ma proprio E.T. come, certo, extraterrestre. Però quella cosa lì mi sta dando nuovi spunti, proprio per diversificare dall'elettrico, invece l'idea del one man band, e quindi il progetto futuro è più improntato su un CD finger picking blues, però più sull'acustico che sull'elettrico. Ecco, per ultima domanda, quanto pensi possa incidere Gallagher sul finger picking o viceversa? Se è possibile che questo possa accadere nel tuo contesto musicale, ovviamente. Ho visto che stai vivendo queste due importantissime esperienze, una ovviamente ormai consolidata, certo, diciamo, del British blues alla Gallagher, mm-hmm, e l'altra invece con un finger picking che è un attimino un po' più, certo, impegnativo sotto certi aspetti. Eh sì, è un po' più tecnicamente più complicato. Beh, Gallagher, sai, essendo irlandese, sicuramente era affascinato da tutto quello che era il mondo acustico, quindi anche lui non, diciamo che non usava proprio le tecniche tipiche col Tampic come Merle Travis o Chet Atkins, e usava tipo il plettro, ma faceva molto finger picking anche lui, certo, perché era appassionato. Poi tieni conto che, come ben sai, come meglio di me, il bluegrass ha anche delle influenze irlandesi, e quindi sì, secondo me le cose possono, cioè le cose sono sempre state un'unica cosa fondamentalmente. Quindi è proprio il tuo percorso, no? Che, sì, che segue, sì, anche, sì, guarda caso, il tuo idolo, cioè il della situazione. Sì, sì. Poi il mio percorso è sempre stato un po' particolare, per un semplice motivo. Io sono partito da autodidatta, in realtà avevo una finta Stratocaster a casa di mio papà, che aveva scambiato per un Fender Rhodes originale, tra l'altro lasciamo perdere. Una perdita terribile, una chitarra Asahi, quindi di quelle. Non è neanche pubblicità perché non esiste neanche più, credo. È un pezzo raro, questo sì, punto. Sì, un pezzo da Ardene come quelli lì. Poi è raro, nel suo contesto, perché non... comunque niente, avevo una videocassetta dei Dire Straits, Alchemy, che è un live, certo. Io ho iniziato da Marnoffler,
forse anche lì che continua a piacermi il finger picking, perché lui, non usando il plettro, è un finger pickingiano anche lui comunque, perché lo stile è quello. Ancora adesso non ha mai usato il plettro, quindi suona con quel, certo. E quindi diciamo che è un tutt'uno. Stai creando appunto tutta questa commistione di situazioni, esatto, che è un tutt'uno. Esatto. E dobbiamo interrompere anche con Ricky, ci vorrebbe più tempo, non possiamo farlo, e comunque noi intanto ce lo andiamo a vedere sul palco del Roseway. Get out of my head, get out of my head, get out of my head.